Amico Bista, sei stanco dei soliti esercitini? Sei stanco delle solite basette date col flock? Sei stanco del solito patetico battle ready? Sei stanco dopo ore passate sul tuo progetto di sentirti dire a torneo è ora che dipingi i tuoi soldatini? Molto bene, il tuo momento è arrivato perché c'è la nuova rubrica della Guida Galattica per modellisti. Basta con gli esercitini. È ora di passare agli esercitanti. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, ben ritrovati. Io sono Huge e oggi vi voglio parlare di come rimuovere la pittura dai vostri modelli. Sicuramente nell'arco della vostra carriera hobbistica vi sarà capitato, vuoi perché avete fatto un acquisto incauto, vuoi per orrendi errori di gioventù, di avere bisogno di rimuovere la vecchia pittura da una miniatura per poi poterla ridipingere. Ora, storicamente gli hobbisti hanno sempre usato questo tipo di metodo: prendere la miniatura, pucciarla all'interno di un liquido, dopodiché andare a rimuovere gli eccessi della pittura con un vecchio pennello o un vecchio spazzolino da 20. Allora, finché le miniature erano esclusivamente, o la maggior parte delle miniature erano in white metal, questo procedimento era abbastanza facile, perché bastava prendere un solvente, come poteva essere ad esempio l'acetone, immergerci dentro la miniatura per un'oretta. L'acetone o comunque il solvente sarebbe andato a sciogliere la pittura acrilica senza toccare il soldatino, poi una buona spazzolata, una buona lavata in acqua e sapone e si poteva tranquillamente procedere a dare di nuovo il primer e dipingere la miniatura come se fosse nuova, con relativamente poca fatica. Il problema chiaramente nasce sui modelli in resina e in plastica, che se immersi all'interno di un solvente vanno a disciogliersi esattamente come fa il colore, o comunque ne vengono estremamente danneggiati. Quindi, soprattutto in questo momento storico nel quale la maggior parte della gamma di miniature è quasi esclusivamente in plastica, gli hobbisti di tutto il mondo da un po' di anni sono alla ricerca del sacro graal del liquido ottimale per poter rimuovere la pittura dalle miniature. E vi assicuro che nell'arco degli anni ne ho provate e ne ho sentite veramente di ogni, dagli sgrassatori tipo Chantecler, sgrassatori stranieri che si trovano solamente sui mercati francesi o americani, il Dettol. Recentemente ho sentito che è molto efficace il liquido per la pulizia dei freni delle auto. Però di fatto tutti questi metodi sono sempre appunto legati alla vecchia tradizione del: prendo la miniatura, la puccio all'interno di questo liquido, la lascio in ammollo nel caso appunto di questi prodotti che non sono solventi, per cui richiedono, diciamo, sono meno potenti, meno aggressivi, per cui richiedono più tempo, lasciarli in ammollo almeno 8 ore, almeno una notte se non di più. Dopodiché passare appunto fisicamente, sfregando, spazzolando a mano, a rimuovere gli eccessi di pittura. E il problema di questi ultimi prodotti è che effettivamente le tempistiche sono abbastanza importanti. Insomma, per andare a rimuovere bene la pittura da un modello, ci vogliono parecchie, almeno un'oretta di lavoro di olio di gomito. E non sempre i risultati sono ottimi, perché comunque tendono a restare soprattutto nei recessi dei residui. Insomma, questo tipo di metodologia ha un po' di problematica, soprattutto perché finché dobbiamo pulire solamente una miniatura, due o tre miniature, va ancora bene. Quando invece abbiamo un lotto più importante, i tempi e la fatica personale diventano un po' eccessivi. Recentemente il mio amico Berto, che saluto, mi ha parlato del pulitore ad ultrasuoni, una macchina all'interno della quale si può mettere il liquido e le miniature, che grazie appunto agli ultrasuoni consente di rimuovere molto più facilmente
la pittura, la vecchia pittura del soldatino, e con una spazzolata di arrivare veramente in tutti quanti i recessi e pulire la miniatura in maniera più efficace e più semplice. Io però, quando ho sentito parlare di pulitore di ultrasuoni, essendo un uomo di lago, mi sono immaginato una macchina fantascientifica, o meglio ancora un residuato dell'oscura era della tecnologia di Warhammer 40.000, una tecnologia oscura da figli dell'imperatore, da distorsori, e proprio non me ne sono preoccupato, perché immaginavo fosse un prodotto, insomma, difficile da reperire e molto costoso. In realtà, di recente sono stato in una catena di supermercati che vende dagli alimentari alle monate più imbarazzanti, e ci ho trovato proprio un pulitore ad ultrasuoni. Ok, ho scoperto anzitutto che è un geggino piuttosto piccolo, insomma, decisamente non importante in termini di dimensioni, e neanche in termini di costo. Con meno di 30 euro me lo sono portato a casa. Per cui oggi vi spiego come utilizzare un pulitore ad ultrasuoni per rimuovere la pittura dei vostri modelli. Ok, ora andiamo a scegliere qualche cavia per il nostro esperimento. Allora, questa qua è la mia personale scatola dei perduti e dannati. Cioè, qua dentro proprio ho buttato tutti i miei tragici pentimenti pittorici e proprio non volevo più neanche vedere lontanamente. Quindi qua dentro ci sono 20 anni proprio di tragici pentimenti. Andiamo un po' a cercare i soggetti migliori per questi esperimenti. Allora, sicuramente qua stavo sperimentando il dipping, quindi direi che un modello ricoperto di impregnante per legno, completamente glassato di impregnante per legno, sicuramente ci proviamo a pulirlo. Questo per me era al di là di ogni redenzione, cioè non credo che riuscirò a recuperarlo neanche così, ma ci proviamo. Poi, altro modello che dubito riuscirà a ritornare normale, questo arciere mitico di Battle Master, dipinto millenni fa con gli smalti della Umbrol. Questi ragazzi erano spessi come il peccato e si attaccavano come una malattia venerea. Vedremo di riuscire a venirne a capo. Poi vediamo anche come se la cava su un modello semplicemente con un primer e dei colori, quindi vediamo di recuperare questo mitico orchetto arciere, che peraltro io adoravo gli orchetti arcieri, trovo stupendi. Poi cos'altro possiamo... questo un bel pezzo, questo qua in metallo, uno snotling in metallo, che era un bel po' che volevo provare a pulire, quindi vediamo di venirne a capo. Questo anche, che volevo ridipingerlo, quindi un nano semplicemente in plastica, vediamo come viene pulito. E possiamo, ecco, perfetto, questo qua è una prova che ho fatto di recente a Warhammer Milano, che è fatta interamente per provare i colori contrast, quando uscì la gamma contrast, per cui vediamo anche come se la cava il pulitore con un modello dipinto solamente con i contrast. Allora, prima di cominciare, una doverosa specifica. L'alcol isopropilico è una sostanza estremamente volatile, infiammabile e tossica. Per cui mi raccomando, quando lo utilizzate, sempre in un locale arieggiato, ed eventualmente vi consiglio anche di indossare una mascherina. Questo perché comunque inalare l'alcol isopropilico fa male, ok? È una sostanza tossica, per cui potrebbe darvi problemi anche solo nel piccolo di capogiro, mal di testa, insomma, evitate. Ora andiamo ad attaccare la spina. Come vedete c'è un display nel quale noi possiamo, con la funzione set, scegliere la durata della pulitura ad ultrasuoni, da 90 secondi fino ai 480. Noi impostate pure il massimo, perché dovremmo fare qualche lavaggio a 480, d'accordo? Ora aprite il coperchietto e infilate dentro le vostre miniature. Ho aggiunto anche questo vecchio Archaon a piedi, perché voglio togliere il colore per poi regalarlo a un amico pittore per Natale. Mettiamo dentro i nostri pezzi. Vado a prendere il mio boccettone
di alcol che ho chiuso in maniera mostruosa, ok, e via che si va. Allora, c'è un livello che indica il massimo, diciamo il massimo, questo qua, max, però noi è sufficiente questo qua. Eventualmente c'è ancora leggermente fuori lo scudo di Arkhaun, per cui vado ad aggiungerne ancora un goccino in modo che tutte le miniature siano sotto la superficie dell'alcol. Chiudo e avvio con la funzione on. Si accende la lucetta blu, mi raccomando, quando in funzione sempre il coperchio abbassato, e fa un suono veramente minimo, quindi è super discreto, e non so se si vede, comunque sulla superficie delle miniature si verranno a creare tutta una serie di bolle, questo perché ci sono proprio gli ultrasuoni che diciamo vanno a creare una sequenza di pressione, depressione di onde, e di conseguenza vanno a smuovere proprio la superficie creando queste piccole bolle. Ora lo lascio lavorare e poi vi faccio vedere la seconda fase, cioè la spazzolatura. Ok, ho fatto fare due lavaggi da 480 secondi e adesso andiamo a vedere a che punto siamo. Dentro c'è un paltone mesozoico meraviglioso. Allora, lavoro in questo modo di solito: prendo una vaschetta sulla quale poter spazzolare senza correre il rischio di andare a spruzzare alcol isopropilico ovunque, e dei vecchi spazzolini, e metto sul fondo della vaschetta un goccino di alcol pulito. A questo punto andiamo a scavare. Volevo cominciare. Ah sì, il liquidino è diventato caldo. Allora, questo è l'orchetto, vediamo un po', pucciamo un attimino il pennello all'interno dell'alcol e vediamo un po' di dargli una bella pulita. Allora, vedete che già una prima passata, anche piuttosto dozzinale, viene rimossa tutta quanta la pittura, ok, vedete proprio che viene via, guardate, a tocchettoni, okay, vedete proprio il colore si va a scrostare completamente dalla miniatura. Un'altra cosa, in realtà nella vaschetta è sufficiente mettere un po' di acqua normale, perché adesso vedete che andando a spazzolare il modello proprio si staccheranno dei grossi, vedete, delle grosse pezzi di pittura, per cui scaricate poi il pennello nell'acqua in modo da poter continuare a sfregare la miniatura, insomma, senza andare a rispalmare di nuovo i residui della pittura. Vedete come si stacca via. Eventualmente date una pucciata dentro l'alcol isopropilico avanzato e continuate a rimuovere il grosso. Qua proprio vi serve solamente andare a togliere il grosso della pittura, d'accordo? Quindi non sprecateci troppo tempo, date una buona spazzolata, quello che viene bene, quello che non viene si fa un altro lavaggio. Tutto quello che è ancora attaccato si va a fare un'altra pucciata. Vediamo anche a questo livello come se la cava Arkhaun. Vedete qua proprio, guardate qua, si vede proprio bene. Questa qua è tutta la pittura che c'era sulla spada, ok? Vedete che viene proprio via, si stacca via super facilmente. E immagino che forse qua lo vediamo proprio bene. Ecco qua, vedete che una spazzolata e viene proprio via tutta quanta la pittura con pochissimo sforzo, ok? No, vedete, belle impataccate, sembra che ho trovato il petrolio. Ok, qua decisamente
in poco, è solo una questione di andare a rimuovere gli eccessi. Allora, vediamo questo nano in plastica. Anche qua direi che vedete che in un attimo si torna a vedere il modello originale sotto. Sono curioso di andare a vedere questo, che era il predone fatto a contrast. Direi che anche senza spazzolare, anche questo vedete che è già tornato della sua plastica. L'ultimo, che sono proprio curioso, è il boss di fine livello, è lo Skaven fatto a dipping. Vediamo se riusciamo a rimuovere anche questa, ragazzi. Sì, alla grande, alla stragrande. Sì, decisamente, vedete proprio la pittura, viene via brandelli. E si vede subito la plastica sottostante. Amici, scusatemi, ero talmente emozionato dal fatto che lo Skaven fosse venuto così pulito che mi sono dimenticato dell'altro modello problematico che volevo provare a strippare, e cioè del modello di Battle Master dipinto con gli smalti. Vediamo se vengono via questi smalti. Sa che, ragazzi, no, sì, ce la si fa. Qua è un po' più ostica, tipo il giallo e il nero effettivamente stanno venendo via, il rosso si fa un po' di fatica. Però sì, penso che anche qua sarà solo una questione di fargli fare qualche lavaggio in più. Tanto vedete che dopo una veloce spazzolata anche l'orco, e questo qua è proprio già il risultato dopo solo 15 minuti nel pulitore ad ultrasuoni e una proprio velocissima spazzolata. Vedete che già tutte le miniature sono già tornate alla loro condizione normale. Ok, adesso quello che farò, e poi vi faccio vedere, e andare magari a dare una pulita a questa palude, cioè semplicemente vado a filtrare, perché sul fondo sarà sicuramente pieno di residui di colore, quindi vado a dargli una filtrata e poi si dà eventualmente un'altra lavata a ultrasuoni alle miniature e una spazzolata finale. Allora, un piccolo extra, perché mi sono reso conto che forse non vi ho fatto vedere la semplicità e la velocità con la quale si può andare a ripulire il grosso da una miniatura. Allora, questo qua è un modello che ho appena messo in pulitore ad ultrasuoni per 8 minuti, ok? Appena uscito fresco, vado a prendere il pennello e guardate, per farvi vedere la semplicità con la quale si può andare a rimuovere quasi interamente il colore da un modello e, diciamo, le tempistiche necessarie. Giusto. Il grosso fondamentalmente è riuscire a sciacquare lo spazzolino e tornare ad agire sulla miniatura. Okay. Vedete che proprio, ragazzi, è una questione di una manciata di secondi e la miniatura torna pulita sia nei recessi che sulla superficie. Ok, giusto proprio per farvi capire l'efficacia del metodo, perché secondo me la sua forza è veramente la velocità con la quale poi si va a spazzolare via il colore, che vedete che proprio si scioglie via lasciando la miniatura perfettamente intatta. Ah sì, quasi dimenticavo, non l'ho detto prima, ma procuratevi anche un paio di guanti, perché come vedete si crea un simpatico
puttanaio qua attorno e di conseguenza soprattutto anche sulle vostre dita proteggetevi sempre con dei guanti, ok? Allora amici, il modello è stato pulito. Ora l'ultimo step da fare è, visto che rimane comunque un minimo di patina, ma soprattutto potrebbe restare comunque, per quanto sia volatile l'alcol isopropilico, potrebbe restare diciamo un piccolo alone che potrebbe andare poi a intaccare il primer. L'ultimo step da fare è rimettere dell'acqua, normalissima acqua, dentro il pulitore ultrasuoni. Se volete io ci butto anche un paio di spruzzate di sgrassatore o di detersivo per i piatti, va benissimo. Lo chiudete e lo fate ripartire proprio velocissimamente, 90 secondi, giusto per dargli un'ultima botta di vita. Ok amici, questo è il risultato finale dopo che i modelli hanno fatto due lavaggi ad ultrasuoni per più o meno un quarto d'ora a lavaggio e hanno diciamo subito due volte una spazzolata abbastanza veloce con il pennello e poi l'ultimo lavaggio finale con acqua e sgrassatore. Questo è il risultato sui pezzi in metallo. Chiaramente i pezzi in metallo vengono praticamente perfetti, okay? Perché è molto più facile che si stacchi la pittura, quindi guardate che bello questo snotling originale. Archaon anche è venuto praticamente perfetto. E chiaramente durante il lavaggio a un certo punto anche la colla si stacca, di conseguenza i pezzi si disassemblano. Passiamo ai pezzi in plastica. Questo è l'orchetto arciere, come vedete è perfetto, okay. Praticamente non ha nessun tipo di accumulo, okay, ed è pronto per essere primerato. Idem il nano, potrebbe restare, come vedete in questo caso, alcuni accumuli di colore nei recessi, ok? Sono proprio super sottili, cioè una mano di primer e non si noteranno più. Oltretutto questo qua è un modello che avevo comprato in seconda mano, per cui come vedete anche come l'orco ha ancora le linee di fusione, quindi una volta che si va a limare le linee di fusione anche questi eventuali residui si possono tranquillamente piallare via. Questo qua è il modello che era trattato con i contrast, anche lui vedete che praticamente è tornato vergine come mamma l'ha fatto, praticamente perfetto. E l'unico appunto è il pezzo fatto con gli smalti Umbrol, ancora nei recessi come vedete qualche accumulo di smalto. In realtà questi si possono levare con uno stuzzicadente o una lima o un ago appuntito, però adesso volevo farvi proprio vedere come le miniature escono dopo appunto due lavaggi e una spazzolata sommaria, d'accordo? Quindi sprecando il minor tempo possibile. Anche il dipping, come vedete, è rimasto comunque tanto nei recessi, però giusto per farvi capire, se voi poi andate a prendere una lima, tutta questa pittura non è più veramente incrostata, ma con una leggera grattatina di fatto si stacca, ok? Quindi poi in questo caso se volete proprio tornare ad avere il modello perfettamente pulito, bisogna andare un attimino a lavorare, vedete, di lima, però di fatto il colore è già staccato, cioè il pulitore d'ultrasuoni fa sì che oramai il colore sia staccato dalla superficie del soldatino, però chiaramente richiede un minimo in più di passaggi, diciamo, questa, se volete proprio il prodotto perfettamente pulito. Ok amici, velocemente volevo trarre un po' le somme, le conclusioni riguardo a questa tecnica. Ho fatto una lista di pro e di contro. Primo pro
in assoluto la velocità di esecuzione, perché avete visto che l'ammollo all'interno del pulitore ultrasuoni dura 15 minuti. Dopo 15 minuti tirate fuori le vostre miniature, una spazzolata, avete visto ragazzi, 30 secondi e il modello è già praticamente pulito. Poi io gli ho fatto un altro lavaggio più o meno da altri 10 minuti per andare proprio a rimuovere bene tutti gli eventuali residui, però anche una sola passata, cioè nell'arco di veramente un'oretta, a dir tanto, strippate senza problemi una ventina di modelli, ok? E a seconda poi anche di quante ne buttate dentro, però comunque è super veloce. Poi altro pro, la rimozione praticamente totale di tutta quanta la pittura, per cui anche nei recessi viene via praticamente tutto quanto. Se vi resta qualcosa nei recessi, comunque è rimasto seccato, c'è la cosa positiva dell'alcol che veramente secca la pittura, quindi è incastrata nei recessi, basta andare con uno stuzzicadenti o la punta di uno spillo e tac, si rimuove. E questa cosa qua nessun'altra tecnica me l'aveva mai data, perché di solito nei recessi comunque si creavano dei grumi, ma molto difficili poi da spazzolare e comunque su tutta la superficie, non localizzati in qualche punto. L'altro pro è il poco sbattimento, perché veramente comunque ragazzi dal punto di vista proprio manuale ci si impiega poco tempo. E l'ultimo pro è che rimuove tutto, per cui che sia pittura acrilica, pittura a dipping, per cui col mordente, gli smalti Umbrol, ragazzi, sono rimasto di sasso, perché pensavo fossero immortali come Wolverine, quei modelli li davo per spacciati, mai più avrei pensato di poter trovare una tecnica per poter rimuovere quella pittura data sulla plastica senza ovviamente sciogliere completamente la plastica. Per cui questi pro. I contro sono l'alcol isopropilico in sé, perché essendo volatile comunque, ragazzi, mi raccomando una mascherina, una protezione per le vie aeree e ventilare, perché comunque sennò ve lo respirate tanto e non è il massimo. E sempre perché è volatile, bisogna sempre cercare di tenerlo chiuso il più possibile all'interno di barattoli ermetici, perché sennò poi appunto ve lo, oltre a respirarvelo, ve lo perdete in giro ed è un peccato. Secondo contro, la sporcizia, nel senso che comunque avete visto che quando poi si va a spazzolare schizzano pezzi di vernice ovunque, per cui poi dopo comunque va rimosso un attimino tutto il cacaio che create. Oddio, è vero che io creo sempre un cacaio anche quando dipingo, per cui magari è un problema che ho soltanto io, però insomma penso che riscontrerete anche voi questo problema. Un altro contro potrebbe essere la necessità di dare un lavaggio finale, ma questo mi è sempre successo con qualunque tecnica, cioè dover poi pulire i modelli con acqua e sapone, perché comunque resta quella patina di alcol che va rimossa per poter poi far aderire il primer. Altro contro, e anche questo è un problema sempre comune, sono i modelli troppo compositi, per cui con degli angoli difficili da raggiungere col pennello. Nel caso dei modelli in metallo avete visto che si è disassemblato praticamente da solo la miniatura, perché la colla si stacca. Su modelli come lo Scaven, che l'ha assemblato con colla per plastica, è un po' difficile andare magari sotto le ascelle fra un'arma e il corpo, quindi è un po' disagevole riuscire a raggiungere tutti quanti i recessi con il pennello, con lo spazzolino che è abbastanza grosso. Però ripeto, questo è un problema comune a tutte le tecniche che ho affrontato per strippare i modelli. Ecco, l'ultima criticità riguarda rimuovere l'alcol isopropilico dal pulitore ultrasuoni, perché ci vuole un buto o qualcosa del genere, perché sennò rischiate di rovesciarlo per terra, di andarlo e di sprecarlo, visto che comunque ha un costo abbastanza importante. Meno ne sprecate e meglio è. Ok, questo direi che è tutto per questo video sulla rimozione della pittura con gli ultrasuoni. Io spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, likeatemelo tutto il video,
E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale della Guida Galattica per Modellisti. E se vi va, se avete provato la tecnica, se avete provato il liquido quello per pulire i freni delle macchine, scrivetemelo nei commenti, che se vale la pena posso anche provare a fare un lavaggio con quel prodotto lì, sperando che non mi sciolga tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi torni utile. Ci vediamo presto, io sono Huge, un abbraccione a tutti quanti, ciao. Ok amici.